Eccoci tornati in studio. Adesso ci occupiamo di una importantissima mostra che si è aperta da qualche settimana a Città di Castello. Con noi in collegamento c'è la professoressa Laura Tesa, che è stata curatrice insieme ad altri colleghi di questa mostra ed è docente, professoressa associata di storia dell'arte alla Università di Perugia. Benvenuta. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, professoressa, noi insieme ai nostri colleghi che si occupano, insomma, di Valtiberina siamo andati con le nostre telecamere a dare uno sguardo a questa mostra. Ecco, ci spieghi un po' su cosa si è basata, quali sono le opere che si possono ammirare in queste sale. Sì, la mostra prende spunto dal cinquecentenario della morte di Raffaello, ma pochi sanno, anche in Umbria, anche in Italia, che il giovanissimo Raffaello a 17 anni esordì proprio a Città di Castello, lasciandovi ben quattro opere molto importanti perché segnano proprio le varie tappe dell'esordio della sua carriera. Quindi il Comune di Città di Castello ha voluto celebrare, diciamo, questo straordinario esordio figurativo in questa mostra, da me curata insieme a Marica Mercalli, che allora era la soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria e ora è il direttore generale per la sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, che ha seguito insieme a me le varie fasi di organizzazione e allestimento della mostra. Prende lo spunto dall'unica opera di Raffaello, l'unica opera mobile rimasta in Umbria, il Gonfalone della Santissima Trinità, che è diventato un focus della mostra in quanto è stato restaurato. Le condizioni di conservazione del gonfalone sono state, hanno attraversato una storia molto travagliata e nel corso del Novecento era stato fatto oggetto di più restauri da parte dell'Istituto Centrale del Restauro, che è l'istituto guida che dà proprio le linee guida nel campo del restauro in Italia. Ecco, professoressa, cosa ci raccontano queste opere del giovane Raffaello? Qualcosa anche di inedito che è giusto riscoprire, rivalutare anche dal punto di vista, come appunto lei è una storica dell'arte? Sì, questo gonfalone prima di tutto ora lo si, grazie a un nuovo restauro dell'istituto, lo si vede in maniera molto più godibile perché c'erano tante lacune che ora sono state integrate pittoricamente, consentendone una godibilità visiva proprio molto maggiore. E in più è stato ricostruito anche la prima opera documentata, nota, a noi nota proprio del percorso di Raffaello, cioè quella in cui Raffaello diventa magister, come recita il contratto. Quindi è un maestro autonomo che ha la bottega e paga le tasse. Ed è l'Incoronazione di San Nicola da Tolentino, una grande tavola che stava in Sant'Agostino a Città di Castello, che cadde durante un rovinoso terremoto del 1789 e poi questa frammentazione naturalmente è stata il preludio della diaspora di questi pezzi. Ne abbiamo ricomposti in mostra ben tre e soprattutto sono stati inseriti in una bellissima ricostruzione digitale dell'intero manufatto, studiata scientificamente, che illustra proprio le varie fasi di composizione di questa grande tavola, che è vero che è l'opera di esordio di un diciassettenne addirittura, però già dimostra una straordinaria dominio proprio dei mezzi figurativi, dell'impostazione dello spazio. Ecco, quali erano i temi che Raffaello trattava, ecco, in questa sua fase giovanile di artista? Sì, lui a Città di Castello entra subito a contatto con le famiglie più importanti. Sappiamo che Città di Castello era dominata dalla famiglia dei Vitelli e i suoi committenti sono famiglie alleate dei Vitelli. Abbiamo riscontrato che l'ordine di Sant'Agostino ha avuto un ruolo importante e soprattutto in queste opere lui
si esprime come un allievo di Perugino, probabilmente come noi crediamo, perché il padre Giovanni Santi lo accompagnò prima di morire dal maestro migliore d'Italia, come era allora considerato Perugino, ma nello stesso tempo porta con sé anche tutta l'eredità della cultura di Urbino, del luogo in cui è nato, ed era figlio di un notevole pittore, Giovanni Santi. E in queste opere di esordio riesce a comporre il grande magistero proprio disegnativo grafico di Perugino insieme a una forza di cromatica, di colore che gli viene anche dalla tradizione Urbinate del Allora, padre Giovanni Santi. professoressa, siamo in chiusura e le chiedo brevemente, insomma, di darci informazioni per chi avesse voglia e piacere per venire appunto a visitare la mostra sul Giovane Raffaello a Città di Castello, quali sono i giorni, gli orari e quando si concluderà soprattutto. Sì, lunedì, a parte la chiusura del lunedì, è aperta tutti i giorni, con un orario spezzato, ma diciamo tutti i giorni, e si concluderà il 9 gennaio, del 2022. E tra l'altro c'è anche nella parte finale della mostra l'esposizione di tre bellissimi disegni relativi, autografi di Raffaello, relativi al famoso Sposalizio della Vergine, che celebre, direi, capolavoro del Rinascimento italiano, Certo. che conclude il periodo di Città di Castello. Naturalmente è un dipinto che sta alla Pinacoteca Nazionale di Brera di Milano, non è prestabile, ma noi abbiamo raccolto delle copie antiche intorno a questo soggetto e soprattutto questi bellissimi disegni che rappresentano la ritrattistica giovanile Beh, che sicuramente Raffaello questo studiava proprio sarà. per questo bellissimo dipinto. Certo, questa sarà sicuramente una curiosità in più per chi verrà a visitare questa mostra. Io ringrazio la professoressa Laura Tesa che ha curato appunto questo spazio espositivo dedicato alla giovane Raffaello. Grazie per essere stata con noi e chiudiamo questa prima parte di Spunti e Spuntini. E adesso io invece lascio la linea al collega Diego Di Ippolito per Spunti e Spuntini Talk.